sì, e comunque ragazzi, come ben sapete, questo è il momento dell'anno in cui inizia la scuola. Wolfie, che stai facendo? Comunque, devo dire la verità, sono molto felice di finalmente andare alle superiori, visto che adesso ho appena finito le medie, anche se in realtà mi scoccio parecchio di andare a scuola. Però comunque, chi non lo sapesse, io ho scelto di fare scienze umane e comunque... Wolfie! Vabbè, è impazzito. Comunque, anche se in realtà si fa il tedesco, io in realtà mi piacciono le lingue, ho pure studiato un po' giapponese. Però le lingue che non mi piacciono veramente mi scoccio di imparare, tipo il francese mi scocciavo, anche il tedesco penso che mi scoccerò, però non si sa mai e niente, spero andrà tutto bene. Vabbè, comunque... stavo dicendo, sei cattivo. Visto che avete cliccato questo video per guardare le cose che ho comprato per la scuola, back to school, cominciamo a fare il video. Il mio zaino è un fucsia, però un po' più chiaro, tipo rosa fucsia. E comunque poi ha questi scacchi un po' dappertutto e qualche rosa, la scritta Vans un po' dovunque, un po' misto, mi piace molto. E poi ho preso dei quaderni su Amazon che 10 sono a righe, questi per esempio sono a righe, mi piacciono molto, non lo so, i colori semplici, non troppo con tutte scritte o cose, non lo so. Anche, ah no, questi invece sono a quadretti. E vabbè, niente, ho fatto un po' un misto, cioè di vari colori, 10 a righe, 10 a quadretti. Poi andiamo avanti con l'astuccio. Ho preso questo astuccio. Figa, ti piace l'odore dell'astuccio? Comunque ho preso questo astuccio nero con le sfumature che poi dal nero diventa viola e fucsia. Ed è molto bello, cioè mi piace la fantasia di questa cosa, non lo so, in tinta con lo zaino. Comunque è dell'abbiglio e poi come vedete ci sono delle tasche, tipo qua magari per mettere qualche penna o cose. E invece qui ci sta un'altra tasca con lo zip, magari per metterci gli evidenziatori, così usavo il mio ultimo astuccio per metterci gli evidenziatori, che era simile a questo, però non li ho comprati, mi sono dimenticata. Comunque poi ho comprato ben 4 gomme da cancellare e poi questo tempera matite rosa fucsia, sempre come tutto quanto, cioè in tinta. Poi ho preso, non mi ricordo quante matite, 8 matite con la gomma da cancellare HB2, sì, tutti quanti HB2. E poi ho preso 2 di queste penne cancelline, non mi ricordo la marca, Friction, Val Friction, vabbè, le ho sempre adorate. Mi ricordo che per la prima volta me l'ha regalata mia cugina, da quella volta l'ho sempre adorate. E niente, sono troppo belle e cancellano molto bene e scrivono anche molto bene. Comunque 2 nere, poi ho preso 2 blu, anche se io solitamente non scrivo mai con la penna blu, però magari mi serve per ricalcare, cioè no, per sottolineare, non lo so, fare i titoli. E poi una penna rossa, sempre di quella marca, e niente, funzionano molto bene e ve le consiglio. E comunque nel mio astuccio è finita la roba e comunque ho preso veramente un sacco di matite e di gomme. Ed ecco qui cosa c'era nel mio astuccio. E adesso invece vi faccio vedere la mia borraccia. Ok, eccola qui, sempre in tinta con lo zaino. E niente, sembra fatto apposta, però invece no, non è stato fatto apposta, però sono stata io a sceglierli tutti dello stesso colore. E comunque
niente, mi piace molto il colore. È molto bella con queste sfumature viola, tipo lilla e fucsia, wolfy. Comunque sente il rumore del tappo quando si toglie. E niente, mi piace molto. Ok, adesso metto questo a posto e prendo il diario. E niente, indovinate un po', è sempre in tinta con tutto. E insomma, un misto di colori, anche dietro. E comunque questo è il BU Meme. E ci sono tanti sticker, tante cose. E ci sono anche... eccolo. E vabbè, se lo volete leggere, non lo so, potete mettere in pausa. Vabbè, ecco qua. E comunque, niente, spero di non distrarmi guardando le cose buffe, meme, giocando con gli sticker. E adesso vi faccio vedere meglio com'è lo zaino dentro. Comunque, allora, vi inizio a far vedere l'interno qui, dove, come vedete, ci sono anche qua gli scacchi, però più, cioè, trasparenti, neri, con scritto Vans un po' dappertutto. E comunque poi ci sta questa tasca parecchio grande qua, dove infatti ho la borraccia e puoi metterci anche altre cose. E comunque poi qua davanti ci sta una tasca molto grande dove puoi metterci di tutto, anche cose più piccole o la merenda, non lo so. E è comodissimo come cosa. Poi io adoro le tasche, non so perché, e mi piace molto. Poi ho preso questa maglietta lilla della Vans che mi piace molto. E poi ho preso queste scarpe che già da tempo ce le ho, che le ho prese, e non so se l'avete già visto in un mio video, e sono molto carine. Con poi questi pantaloni che l'ho presi per il video haul di Runway qualche tempo fa. E comunque se volete andate a vedere i miei prossimi video, che probabilmente, cioè, che pubblicherò un sacco di video haul back to school, e non vedo l'ora di pubblicarli. E vabbè, comunque in bocca al lupo per quando inizierà la scuola, se mai inizierà, vabbè, comunque. E vi volevo anche dire che lascerò qui giù nell'info box il link di tutti i prodotti, cioè di tutti, dello zaino, di tutte le cose back to school che vi ho fatto vedere in questo video, se riesco a trovare tutte le cose, perché spesso non riesco a trovare le cose, però comunque se le riesco a trovare le vedrete qui giù nell'info box. E ricordatevi di fare tanti like se vi è piaciuto il video e di iscrivervi a questo canale. Comunque ci vediamo nel prossimo video. Wolfy non vi può salutare perché sta dormendo, però vabbè, vi saluto io comunque. Ciao, alla prossima!